Alle porte di Villafranca di Verona sorge un'originale e imponente costruzione in vetro e acciaio, sul cui tetto sono visibili degli aeroplani. Questo moderno edificio è la sede di uno dei più prestigiosi musei privati d'Europa, il Museo Nicolis dell'Auto, della Tecnica, della Meccanica. Il museo, creato da Luciano Nicolis, noto imprenditore e collezionista veronese, è stato inaugurato nel 2000 e costituisce uno dei più importanti poli di attrazione turistica della provincia veronese. Un vero e proprio concentrato di cultura, divertimento e innovazione. Uno spazio di rilievo è dedicato all'automobile e alla sua storia attraverso le straordinarie conquiste verso la modernizzazione, che hanno segnato il XIX e il XX secolo. Entrando nell'edificio, l'ingresso è dominato da una maestosa scala a chiocciola che attira lo sguardo verso i piani superiori e dalla scultura in bronzo a dimensioni reali di una Cottereau del 1903, una vettura francese ideata per il ceto medio borghese degli inizi del XX secolo. Alla destra dell'auto si apre un'area espositiva in cui sono conservati alcuni modelli delle auto più recenti e celebri: Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce e Maserati. Una zona particolarmente suggestiva è invece quella che accoglie alcuni mezzi militari della prima e seconda guerra mondiale, tra cui autoblindo, sidecar, con mitraglia e cingolati. Per visitare la vera collezione di auto dobbiamo però salire al primo piano, dove è possibile ammirare l'evoluzione della tecnica e della meccanica che i veicoli hanno subito negli anni a partire dall'invenzione del motore. Gli albori sono rappresentati dalla motrice Pia, il primo esemplare di motore a benzina, realizzato nel 1884 dal veronese Enrico Bernardi, a cui è dedicata un'apposita sessione corredata dai disegni originali dell'ingegnere. Le automobili su ruote più antiche risalgono invece agli inizi del secolo scorso. Tra queste possiamo ammirare una Cottereau Popular dello stesso anno e l'auto Bianchi a 4 cilindri, la prima automobile realizzata in Italia nel 1909. Il viaggio nel tempo prosegue ed è difficile non soffermarsi per ammirare uno splendido esemplare di Alfa RL del 1923, la primogenita nel registro dell'Alfa Romeo. La vera protagonista del piano è, tuttavia, la Lancia Astor 1000 Miglia, un esemplare unico al mondo costruito appositamente per il grande pilota Luigi Villoresi nel 1938. La vettura si presenta come un bolide rosso fiammante che colpisce per le sue forme accattivanti e incredibilmente moderne. L'auto, di recente, ha partecipato alla rievocazione storica della 1000 miglia con ottimi risultati di classifica, grazie alla sapiente guida del top driver mantoviano Giordano Mozzi. Avanzando lungo il tappeto blu, si trovano infine esposte le stars del cinema, le auto legate al mondo cinematografico, come l'enorme Isotta Fraschini 8 As del 1929, del celebre film Il Viale del Tramonto, la DMC DeLorean Il Ritorno al Futuro, la Ford Thunderbird del 1996 di Thelma & Louise e la Lancia Aurelia V24 Spider del Sorpasso. Si tratta infatti di un'esperienza che merita di essere fatta, non solo per vivere qualche ora di svago, ma anche per guardare la realtà con occhi diversi. Vedere l'auto appartenuta ai nostri antenati o la bicicletta su cui correva da bambino il nonno è infatti un modo diverso e concreto per conoscere la storia e quindi le nostre origini. Vorrei concludere citando una frase di Luciano Nicolis: «Noi non siamo i proprietari di tutto questo, ne siamo i custodi per il futuro».